8. E questo è quanto. Grazie Caserta, grazie Campania, arrivederci. Quello mi è piaciuto molto, soprattutto perché è stato divertente e oltre che istruttivo e si è divertito parecchio, soprattutto la parte quella del ragazzo che suonava la chitarra. Bene. Ci siamo divertiti molto e soprattutto è stato istruttivo all'inizio quando abbiamo sentito le testimonianze dei ragazzi, molto, molto toccante. E quindi c'è rimasto soprattutto qualcosa impresso. Cambierà qualcosa? Sì, molto. La sicurezza stradale? Molto. Veramente? Sì. E se lo devi raccontare, dire qualcosa a qualcuno che non è venuto a vederlo, dei tuoi amici? E che mi dispiace perché non hanno potuto vederlo. Ok, grazie. Sì, anche per me è stato molto importante vedere questo spettacolo perché mi è rimasto molto impresso, soprattutto le testimonianze, come ha già detto lei. E poi la parte più bella è stata quella dove l'attore è sceso nel pubblico e si è messo a cantare così, ha scherzato con noi. È stato molto istruttivo e con le testimonianze che ci sono state all'inizio e appunto si capisce che in un secondo la vita ti può cambiare e neanche te ne accorgi e quindi bisogna stare molto attenti. Quindi stare attenta. Sì. Sicuramente in noi qualcosa è rimasto, speriamo anche in tutti gli altri che hanno seguito questo spettacolo. Saremo tutti e tre molto attenti da oggi in poi, sempre con il casco e mi raccomando. Allacciato, sì. Perfetto. Allora, ho pensato, è stato bellissimo, davvero istruttivo, poi non si scendeva sempre nel banale, ma anche era divertente, sì, però anche con... mi ha insegnato, mi ha trasmesso un messaggio profondo. Penso che più o meno, la vita sostanzialmente sia fatta di esperienze e se voi come attori o altre persone hanno voluto raccontare la propria, c'è un motivo. No, niente, è stato uno spettacolo molto interessante soprattutto perché fa rimanere impresse le cose che dicono perché hanno usato anche delle frasi usate in maniera provocatoria perché anche... Perché per farci capire meglio cosa intendevano e per farcelo rimanere impresso, dato che comunque noi giovani tendiamo a non ricordare e a travisare tutto quello, i messaggi che ci arrivano per farceli in maniera nostra. E quindi... Che è rimasta impressa? Che anche dalle piccole cose, gli errori che commettiamo, non si torna più indietro. Non si torna più indietro ed è una cosa vera perché mio padre fa il medico del 118 e ne ha visti di questi incidenti bruttissimi, macchine che vanno fuori dalla strada, recupera i corpi in maniera orrenda e quindi comunque sono certamente delle cose che vanno eliminate dalla nostra società perché sì, ne parlo e a volte anche con i miei amici, però alla nostra età appunto si tende a non pensare molto alle nostre azioni, a comunque andare a fare la prima cosa che ci capita perché siamo molto spensierati. Invece dobbiamo pensare a quello che facciamo sempre in maniera giusta, ma come dire, con la testa a posto, sì. Perfetto. No, molto interessante, anche perché ci fa rimanere impresse proprio le idee che vogliono che la Polizia di Stato ci vuole dire, perché si avvicina molto di più al pubblico giovanile sicuramente con il teatro, è una maniera meno, diciamo, drastica, tradizionale. Sì. Quindi ha funzionato. Sì, molto, è stato molto bello, anche le musiche per intrattenere il pubblico e comunque per non farlo annoiare, che hanno attirato la nostra attenzione, sono state molto... è stato bello come progetto. Perfetto, grazie mille. Sei una grande. Allora, vai! Vabbè, niente, è stata un'esperienza un pochino strana, perché non ci aspettavamo lo spettacolo dal vivo, diciamo, dal teatro. Cioè, noi aspettavamo solamente di vedere dei video che ritraessero, appunto, delle immagini di incidenti, della sicurezza, che trattassero la sicurezza stradale in genere. Invece poi, con l'aiuto appunto di questi attori, abbiamo capito anche qual è il messaggio vero e proprio, perché è stato anche... Cioè, che bisogna stare sempre attenti, che non c'entra fortuna roba del genere, ma che prevenire queste cose aiuta molto e che può salvare anche le vite. Quindi è possibile prevenire? Sì. Possiamo dire che questo spettacolo ci ha dato un grande aiuto sia nel campo, diciamo... come dovremmo comportarci noi in futuro, è stata
una grande esperienza. Infatti, diciamo, ci aspettavamo uno spettacolo diverso. Che perché credo? Beh, una cosa un po' più seria. Invece, anche ad esempio, il linguaggio che hanno usato gli attori è stato più vicino a noi, più di adolescenza. Sì, giovanile, abbastanza giovanile, sì. È stato... Questo fa arrivare prima le cose. Sì, sì, perché noi tendiamo più ad ascoltare, diciamo, chi ci sta più vicino a noi, in modo, diciamo, con il nostro linguaggio, le nostre... Quindi è stato abbastanza bello. No, vabbè, è stato uno spettacolo molto bello anche perché cioè, gli attori, ci siamo impersonati in questi attori perché erano, cioè, facevano parte dei ragazzi come noi, quindi... poi perché è stato anche... non è stato noioso come quando di solito si va a teatro a guardare uno spettacolo diverso, quindi mi è piaciuto molto. Vabbè, più che altro di fare attenzione quando si è alla guida. Si può scherzare, sì, ma non, cioè, su queste cose così importanti quali la vita. C'è una cosa che ti rimarrà più impressa di questo spettacolo, un'immagine, qualcosa, una parola? Cioè, non lo so, mi è piaciuto un po' tutto, quindi mi sono divertita. Grazie. E senti, la cosa che ti ha emozionato di più di questo spettacolo, un personaggio a cui ti sei affezionato, il papà, la figlia, il fidanzato, di un po'? Johnny. Perché? Perché alla fine comunque capisce che ha sbagliato, che quello che ha fatto non va fatto. E c'è qualcosa che racconterai a casa ai tuoi amici che magari non l'hanno visto? È un po' tutto lo spettacolo, com'è andato. Sei divertita? Sì, molto. Grazie. Allora, per me è stato uno spettacolo bellissimo che mi ha colpito molto. È perché ci insegna veramente molte cose e poi ci fa capire che la prudenza per la strada è molto importante per noi stessi e anche per la gente che guida intorno a noi. E da idioti avere un incidente, rimanere o invalido o perdere la vita a questa giovane età. Io quando andrò a casa mi impegnerò per dire ai miei amici di metterci il casco, di stare prudenti per la strada, perché anche per esperienza è anche brutto perdere gente importante per noi su queste sciocchezze. Sono molto colpito, è stato uno spettacolo bellissimo e mi è piaciuto molto. Gli attori sono stati bravissimi, tutto molto bello, un'organizzazione bellissima, stupenda. Sullo spettacolo che mi ha colpito è stata la scena di Johnny, per esempio. È una scena che mi colpisce molto. È tutto fantastico. Bene. La cosa, perché è ovvio dire, ma è bellissimo, è stato bello veramente e penso che sia stato significativo. E mi ha colpito la frase del ragazzo che quando ha detto che ovviamente i genitori, le scuole, tutte le istituzioni ci dicono che appunto guidare veloce un'automobile o qualsiasi veicolo, cioè, e noi poco li ascoltiamo, però è vero che attraverso film, attraverso queste rappresentazioni teatrali ci fanno capire veramente il vero senso della vita. Basta un attimo per sprecarla, bastano 5 minuti per rovinarci un'intera vita, un'intera esistenza. Questo spettacolo penso che sia stata la migliore prova, veramente. Molto divertente, anche Johnny è stato divertentissimo. Johnny, cioè, perché ha unito, diciamo, la realtà alla battuta. Questo è stato molto bello. Ciao mamma. È stato, sinceramente, è stato bellissimo, un'esperienza che sicuramente dovevamo tutti provare e delle nozioni che dovevamo tutti sapere, certamente. Cambierà veramente qualcosa? Sì. Tipo? Tipo, per esempio, che qualche volta non mettevo il casco, adesso lo metterò sempre. Bravo, bravissimo. E c'è qualche personaggio a cui ti sei affezionato? Una parola che dici, però questo ci ha veramente, mi ha fatto riflettere. Beh, tutte, veramente, sinceramente. Tutto, tutto, tutto. Sì.